Professor Galli, lei lo sa per caso? A Milano sono arrivate notizie migliori che a Roma? Guardi, sono... No, certo che sono d'accordo al 100% con Ricciardi, ma è ovvio. Aggiungo anche, sempre per andare avanti in linguaggio di comunicazione, hashtag sto con Burioni, nel senso che per molti vaccini abbiamo una serie di dati che ci dicono che sono protettivi e basta. In qualcuno non lo sono affatto, perché in qualche modo qualcuno purtroppo ai vaccini non risponde, ma vale per tutti i vaccini del mondo questo, insomma, no? Noi non siamo uguali geneticamente, purtroppo la biologia non è egualitaria di ciascuno di noi, non è egualitaria come dovrebbero essere tutte le altre cose riguardanti gli uomini e le donne. Le differenze genetiche tra una persona e l'altra fanno sì che qualcuno si infetti di questa malattia e non abbia manco un sintomo anche se ha 90 anni e un altro invece muoia in poche ore. Ahimè, siamo diversi per molti motivi, sia genetici che acquisiti. Per quanto riguarda i vaccini può essere anche questo, ma di questi vaccini qua, che poi non sono uno, sono molti e dovremmo riuscire ad avere dati per tutti quanti, e dati che vedremo. Attenzione, noi abbiamo dalle sperimentazioni i dati di efficacia e i dati di sicurezza. L'efficacia riguarda la capacità comunque di difendere tra quelli, facendo un confronto tra quelli che sono stati vaccinati e quelli che non sono stati vaccinati, si fa una differenza statistica nel vedere se i vaccinati o quelli che hanno preso il placebo, invece, insomma, per capirci, il gruppo di confronto, se i vaccinati si hanno fatto, e non è difficile in piena pandemia, meno infezioni, attenzione, meno infezioni, non zero infezioni. L'ottimale sarebbe zero infezioni rispetto a quelli che hanno preso placebo. Ho reso l'idea? Ecco, questa è una prima cosa importante. Insieme possiamo dire che quel vaccino non ha creato su migliaia di persone, decine di migliaia di persone, problemi di reazioni avverse, di eventi avversi. Dopodiché, per quanto riguarda per quanto tempo il vaccino ti protegge, quante persone realmente riesce a proteggere, come sarà questa cosa rispetto alla possibilità di evitare che ti ammali soltanto, ma magari non completamente, per alcune persone riesco meno ad evitare anche l'infezione, per tutte queste altre cose, e l'esperienza viene con le decine di migliaia, per non dire di milioni di vaccinati. Chiaro. Francamente non mi pare però che sia il caso di mettere confusione a priori, vista la complessità della cosa e visto il fatto che non è di questi dati che noi siamo irritati per non averli visti, è di quella prima parte invece essenziale per cui abbiamo avuto gli annunci e non i dati, ma non questo senza mettere in discussione la validità dei vaccini. Faccio una domanda forse un po' ingenua, professor Ricciardi, ma...